Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Buona riuscita di un percorso psicologico. Affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Ada Antonelli, che ancora una volta è in collegamento con noi da Forlì. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a voi, a lei e a tutti. Dottoressa, allora, visto che tra un po' è Natale, il messaggio che oggi vogliamo lanciare è quello di speranza, della rinascita. Quindi, nell'introduzione del suo libro, ancora in tempo, proprio nel capitolo finale, parla proprio della consapevolezza, il capitolo dedicato alla consapevolezza e alla rinascita, e lei cita una frase di Seneca. Mi chiedi qual è stato il mio più grande progresso? Ho cominciato a essere amico di me stesso. Quindi, dottoressa, significa che conoscere se stessi, volersi bene, praticamente è il momento più importante per voltare pagina e per ricominciare? Senz'altro, cioè senza, se non ci diamo la possibilità di conoscerci e di capire chi siamo, qualsiasi tentativo di stare meglio, mi verrebbe quasi da dire che va verso il fallimento, nel senso che conoscere se stessi è la pietra, il primo passo per capire poi chi siamo, cosa vogliamo e quindi andare in quella direzione. Significa conoscere anche quegli aspetti di noi che non ci piacciono, quelli meno con i quali andiamo meno d'accordo e cominciare ad accettarli proprio per rendersi conto di quanto questi aspetti rendano poi difficile mantenere anche un'immagine su un qualcosa che in realtà non ci appartiene, perché poi il punto è questo, no? Magari a un certo punto della vita, a volte capita anche veramente per tutta la vita, viviamo praticamente insieme a una persona che in realtà non ci rappresenta veramente fino in fondo, no? Sì. È un po' come se indossassimo sempre comunque una maschera che si adatta alle varie situazioni, che si adatta alle varie relazioni che andiamo a costruire durante la nostra vita e quindi in qualche modo diciamo così, che non siamo proprio noi, ecco, è un aspetto che facciamo nostro, ma è messo lì così, ecco, diciamo che è una cosa provvisoria che poi finisce invece come dire, col far credere agli altri che noi siamo quelle persone lì che ci presentiamo quando in realtà magari pensiamo e siamo tutt'altro. Dottoressa, a proposito di legami, lei afferma che i legami sono gli organizzatori della nostra vita. Quali sono i legami che ci fanno male e quali sono i legami invece che ci fanno del bene? Ma dunque la risposta sembra quasi ovvia e scontata. In realtà dei legami si parla molto poco, nel senso che li diamo come per scontati, quando invece sarebbe veramente fondamentale e importante rendersi conto che di legami o di relazioni, questa è una frase che prendo a prestito, non l'ho detta io. Ma è proprio che di relazioni ci si ammala, di relazioni si guarisce e le relazioni non sono altro che legami che noi cominciamo a riconoscere, a costruire e a scegliere dal primo istante in cui veniamo al mondo, il legame con chi ci partorisce, chiaramente. Quindi noi diciamo che acquistiamo il nostro senso del sé attraverso
l'immagine che l'altro ci rimanda. Noi cominciamo a esistere in funzione di un legame. È un po' questo, quindi da quel legame lì prendono poi le mosse tutti gli altri. È chiaro che, e qui anche qui il discorso magari può apparire scontato, però se i legami della primissima infanzia sono legami e relazioni funzionali basati sui bisogni che comunque ha il bambino, il bambino si costruirà un'immagine di sé degno di avere dei legami appaganti, soddisfacenti, avrà il senso di essere una persona amabile, che può essere amata e che può amare, quindi le sue scelte saranno orientate verso legami sani, che relazioni appaganti. Viceversa, se i legami della prima infanzia sono comunque improntati alla trascuratezza, ovviamente all'abuso, al maltrattamento e a un non riconoscimento di un valore come persone, i legami in qualche modo verranno costruiti sempre sulla base di questi bisogni che per cui l'individuo, insomma, saremo sempre orientati a cercare quello che ci è mancato. Quindi, cioè il meccanismo si ripete, si tendiamo a ripetere questo meccanismo, quindi se il legame è formato in quel modo, noi tendiamo a cercare quel tipo di legame anche nel caso in cui ci faccia male? Ma è proprio questo il problema, perché andremo sempre alla ricerca di amore sostanzialmente. E per fare questo noi agiamo anche in maniera veramente distruttiva proprio nei nostri confronti, nel senso che saremo sempre dietro a elemosinare, e per elemosinare amore io mi metterò sempre in una situazione in cui dico, mi sentirò sempre sbagliata. Quindi non riuscirò mai, mi sentirò sbagliata perché non mi sento degna di essere amata, quindi accetterò tutto purché l'altra persona o le altre persone in qualche modo non mi lascino, in qualche modo mi tengano, come dire, vicine, non mi escludano, scattano questi meccanismi, o viceversa ci saranno atteggiamenti di aggressività, di arroganza, di prevaricazione, modalità comunque inappaganti, ma non solo, anche proprio distruttive. È chiaro che a una certa età, diciamo così, il discorso che facevamo all'inizio è importante, nel senso che quando cominciamo a diventare grandi, prendere consapevolezza di chi siamo e perché appunto agiamo in un modo piuttosto che in un altro, è proprio qui un po' la chiave della rinascita, perché se io conosco che sono così perché ho avuto una storia così, posso anche modificarla quella storia, perché a un certo punto la responsabilità della vita è mia, non posso, come dire, vivere di rendita né nel male né nel bene, insomma, altrimenti rimaniamo sempre in una condizione come dire, di dipendenza dalla nostra storia, non ci sarebbe mai un'evoluzione, non riusciremo mai a spezzare i legami e quindi saremmo condannati un po' sulla croce come Gesù Cristo, se ripetiamo sempre le stesse cose nello stesso modo, no? Eh sì, dottoressa. Ci vuole un po' di coraggio e capire per poi cambiare. Non è facile, ma non è impossibile. Non è facile, ma non è impossibile. Dottoressa Antonelli, lei psicologa, quindi come riesce a non farsi toccare dalle sofferenze e dal dolore dei suoi pazienti? Questa è una bella domanda. È chiaro che pensare di non essere toccati dal dolore o dalle sofferenze delle persone che incontro
è praticamente impossibile, o comunque degli altri in genere, ecco. È un po' come, non ricordo chi diceva, pensare di passare sull'acqua senza bagnarsi. Ci vuole un grande lavoro su se stessi, riuscire proprio a avere un monitoraggio costante di quello che succede dentro di te, in questo caso dentro di me, per poi mantenere la giusta distanza, perché se cominciamo a mescolare tutte le emozioni che suscitano i racconti dei pazienti con quello che chiaramente viene rimesso in moto, no? Viene riattivato dentro di me, a quel punto lì viene tutto mescolato e non potrei essere di nessun aiuto, anche se soffrissi tanto. Ecco, a quel punto lì l'aiuto non potrebbe esserci, proprio perché ci sarebbe un coinvolgimento emotivo che in quel caso lì diventa la sofferenza mia che viene rimessa in moto, no? Invece quello che mi appartiene deve essere mio, deve essere già stato elaborato proprio per avere la possibilità di tenerlo in qualche modo da parte, diciamo, se no si fa una gran confusione fra quello che è dentro, quello che è fuori, quello che è mio, quello che è tuo, insomma. Quindi la giusta distanza è assolutamente essenziale in questo contesto. Dottoressa, tornando quindi al libro, ancora in tempo, e tornando a quest'ultimo capitolo, il decimo capitolo, che come titolo ha Fermare lo sguardo, ci sono delle testimonianze presenti di alcuni suoi pazienti in questo capitolo finale, e le testimonianze proprio ci dicono che è possibile aprirsi con fiducia ad un futuro diverso. Che cosa è successo quindi? Hanno dimenticato il dolore oppure hanno imparato nel frattempo ad affrontarlo con minore angoscia e magari con maggiore forza? Beh, si impara ad affrontarlo e diciamo che è proprio attraverso la relazione, i famosi legami di cui appunto abbiamo accennato prima, che il paziente, a me piace poco questo termine, comunque la persona che viene qui è attraverso proprio una relazione di vicinanza, di ascolto, di compassione, riesce a, come dire, la relazione diventa il tramite per avere ancora fiducia in una realtà, ancora fiducia nel mondo. Quindi, come dire, c'è una sorta di trasmissione per contagio, chiamiamola così, che apre a delle nuove possibilità. Cioè, se qui sono stato accolto, ascoltato, compreso, probabilmente io posso cominciare ad ascoltarmi, a comprendermi, ad avere più fiducia in me senza avere più tanta paura. Posso guardare quello che mi è successo, il mio passato, posso attraversare il dolore con una persona che mi accompagna senza giudicare, per cominciare a ricostruire. Ecco, sostanzialmente il processo è proprio questo, insomma, riuscire a trasmettere da parte mia questa compassione, questo sentire, questo soffrire con, questo gioire con, anche dei piccoli passi, dei successi, proprio perché la persona che viene qui riesca a provare proprio quella compassione verso se stessa per cominciare a perdonarsi, per cominciare a non sentirsi, cioè anche se prova delle emozioni negative, distruttive, diciamo quelle che vengono definite brutte, a non sentirsi sbagliata per questo, quindi ad accettarle per poi andare a comprendere, insomma, anche quello che a volte non a spiegare, perché non sempre tutto può essere spiegato. Dottoressa, cosa intende lei quando dice che il tempo restituisce speranza?
È proprio è il tempo della relazione, inteso proprio come un tempo che non guarda tanto al futuro, perché il discorso è questo, il discorso è che spesso anche lo psicologo magari fa delle fantasie, insomma, magari dei pensieri, ecco, diciamo così, circa la vita che potrebbe avere quel paziente. Questo qui ci porta fuori strada, proprio perché il discorso psicologo-paziente deve essere un discorso in quel contesto relazionale, in quel momento lì, quindi deve avere senso, la speranza è intesa come qualcosa che ha senso in quel momento e dopodiché il resto verrà, ma non pensare e lavorare su un futuro possibile, cioè è la vita in quel momento che deve riprendere il suo corso, non una vita immaginata da parte di uno né da parte dell'altro, ma la speranza è intesa proprio che quella cosa che andiamo facendo ha senso in quel momento. Dottoressa, lei prima parlandoci di compassione ce l'ha descritta, così com'è in effetti, come un sentimento che ci avvicina alla sofferenza degli altri. Quindi la compassione è importante anche nei confronti di se stessi? Ma direi che è proprio è una chiave importantissima per riuscire ad avvicinarsi al nostro vero sé, diciamo, perché è proprio questo sentimento di essere più compassionevoli verso noi stessi che ci può restituire e ci dà magari la forza e anche, come dire, in un certo senso la libertà di poterci guardare senza avere quell'angoscia che spesso ci impedisce di guardarci dentro, perché uno spirito compassionevole è proprio quello spirito che dice: bene, anche tu sei passata attraverso tanta sofferenza, ora io mi prendo cura di te, riferito sempre a se stessi, no? Quindi soffrire, diciamo, con quella parte di noi che in qualche modo è stata attraversata dal dolore, per poi prendersene cura. Quindi, dottoressa, le persone che riescono a guarire sono quelle persone che riescono a guardare con forza e con coraggio il loro dolore. Quindi è vero che nascondere, girarsi dall'altra parte quando si prova dolore in realtà ne aumenta il peso? Questo ve lo posso affermare senza ombra di dubbio. Le emozioni dolorose, sofferenze pesanti, se sono trattenute ne aumentano il peso, ma non solo, molto spesso in qualche modo devono esprimersi, quindi questo può avvenire anche attraverso il corpo, anche attraverso manifestazioni proprio fisiche. E non c'è verso, le emozioni in qualche modo devono trovare, ecco, una via di uscita, altrimenti qualcosa deve accadere, cioè un po' come la pentola a pressione, insomma, che a un certo punto se non si incanala per un verso si esplode da un'altra parte, in qualche modo sì. E quindi la difficoltà a volte è proprio anche questa, che ci sono delle emozioni che fanno talmente paura, per cui la difficoltà è proprio trovare le parole per dirle e trovare anche proprio il coraggio di poterle esplicitare senza sentirsi giudicati, perché fondamentalmente c'è la paura del giudizio che incombe sempre su tantissime cose, del giudizio non solo appunto degli altri, ma in primis anche un giudizio del quale magari non siamo consapevoli, ma che ci appartiene.
quindi il giudizio proprio in primis verso noi stessi. Quando ci sentiamo brutti, sporchi e cattivi, insomma, ecco, un po' questo. Dottoressa, allora, per concludere questa bella puntata dedicata proprio alla buona riuscita di un percorso psicologico, sarebbe bello che lei ci leggesse una poesia che ha scritto e che si trova nella parte finale del suo libro, Ancora in tempo. La poesia si intitola Mosaico. Ce la legge, dottoressa? Molto volentieri. Mosaico. Troviamo la forza di rialzarci, sempre. Facciamo del dolore l'energia per ricominciare. Mettiamo la passione in ciò che resta. Ricostruiamo i frammenti con pazienza, costanza, determinazione. Un'opera d'arte solo nostra, qualunque sia la forma che scegliamo. Bellissima, dottoressa, andrebbe letta tutte le mattine per darsi forza e coraggio e per affrontare bene al meglio la giornata. Io la ringrazio moltissimo per essere stata qui. A presto, dottoressa Antonelli. Io ringrazio tutti voi e auguro a tutti, anche se è un po' presto, comunque un Natale sufficientemente sereno. Grazie dottoressa e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.